Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova stagione della rubrica Benessere e Bellessere, che quest'anno vede la collaborazione tra sempre tra tre realtà di YouTube. Eh, Meravigliosamente Serena, che è il canale che gestisco io, poi abbiamo l'alchimista tv e Border Nights e proprio a questo proposito buonasera Perry eh, del, dell'Alchimista TV e della libreria esoterica che c'è a Bergamo l'Alchimista. Ciao Perry! Buonasera, ciao Serena, buonasera a tutti e grazie di avermi fatto parte di questa tua bellissima rubrica. Grazie a te ovviamente per essere entrato nel nostro, nel nostro team. Allora, Perry, iniziamo questa nuova stagione con un ospite che eh, ovviamente sta a cuore ad entrambi, perché diciamo la verità, è stato il nostro eh, anello di connessione. E quindi diamo il benvenuto a Vittoria Molinari Fornari. Ciao Vittoria, benvenuta. Ciao. Buonasera, benvenuta. Ben trovati, sono sempre contenta quando vi vedo, siamo amici. Di cuore, ma così lontani che quando vi vedo proprio è sempre gioia. <ride> Grazie Vittoria, Grazie. è sempre bello averti con noi. Anche perché tutti e tre i canali YouTube ti conoscono già. Eh, quindi insomma i nostri ascoltatori hanno insomma, questo piacere di riaverti di, riaverti di nuovo. Anche l'altra volta, eh, nella rubrica avevamo parlato di, di piante. Riprendiamo un po' questo argomento che è vastissimo, però stavolta vogliamo andare a, a, a parlare del significato e del simbolismo degli alberi, degli alberi. A questo proposito, però, Vittoria, siccome fuori onda stavamo facendo un discorso molto, molto interessante, io la prima domanda che voglio farti è qual è la differenza tra piante e alberi? Allora, è una differenza in realtà molto profonda, che comprendono solo le persone che quando parlano si rendono conto che la lingua, ogni lingua, porta con sé suoni, significati, ma anche simboli, spiegazioni, eh, l'etimologia non è solo grammatica, non fa parte solo della grammatica, fa parte del pensiero. Il fatto che noi Piante, alberi, erbe, foglie, siamo abituati per, per educazione, per cultura, a metterle tutte nel regno cosiddetto vegetale, no? Quando la vita viene divisa in regni, allora c'è il regno eh, animale, vegetale minerale. Allora i vegetali sono tutto quello che è vivo, lo sappiamo che è vivo, non parla, eh, quindi in qualche modo fa foglie, fa fiori, si comporta in un certo modo ed è vegetale. In realtà eh, pochi eh, hanno approfondito e sappiamo invece che la clorite, per esempio, che è un minerale, fa piante e fiori dentro i cristalli di quarzo, ma di questo ne parliamo un'altra volta. Può darsi, sto cercando di dirvi, che non ci siano questi separe così rigidi, no? Eh, come quelli scolastici, però è vero che dobbiamo darci un metodo se vogliamo studiare. Eh, pianta. Noi, cosa, quando vogliamo far star zitto qualcuno, diciamo piantala o la vuoi piantare, perché la pianta sta fissa. E anche questo potrebbe non essere esatto, perché io non ci sono stata, ma amici e reporter che sono andati sull'Altai, ma soprattutto sull'Himalaya, sopra i 5.000 metri, sembra che esistano delle piante che si muovono, chissà. Io non le ho viste, ci credo, ma non le ho viste. Diciamo che la pianta la vediamo stabile. In questo caso possiamo dire che è stabile un albero quanto è stabile una piantina di malva, ma non è esatto, perché a differenza di tutte le altre piante, l'albero ha delle caratteristiche sia strutturali sia animiche diversissime da tutte le altre piante innanzitutto l'albero è l'unica pianta, diciamo così che cresce negli anni diventa centenario io più volte quando vi ho invitato a venirmi a trovare vi ho detto ah io ho scelto questo luogo non perché è un luogo del 600 ma perché del 300 ci sono delle querce perché gli alberi centenari hanno una personalità, una memoria e una sapienza che, con tutto, io amo tanto le piante di Malva, con tutto il rispetto per la piantina di Malva, non ha. Ma andiamo oltre: l'albero ha rami, ha radici, come tutte le altre, tutti gli altri vegetali, diciamo tendenzialmente a rami più eretti e meno cadenti della maggior parte dei vegetali, ma i, i, la tradizione celtica, non voglio neanche dire druidica perché dopo facciamo la differenza, però la tradizione celtica ci parla degli alberi come maestri della natura, maestri stabili, perché mentre un essere umano vive un centinaio d'anni, L'albero ne vive, vi dico, 3, 4, 500, 600, sono i grandi patriarchi. In realtà in, Italia, in, in Europa, scusate, eh, molti alberi centenari sono stati abbattuti dall'Inquisizione, ma anche di questo ne parliamo un'altra volta. Torniamo ad una differenza che in realtà è stata scoperta proprio da una mentalità assolutamente materialista e scientifica dei nostri tempi. Si è scoperto che gli alberi, non le altre piante, generano nel bosco delle reti neurali sotterranee che funzionano esattamente come internet, che sono in grado di diventare degli hub veri e propri di connessione con tutti gli altri e di gestire la vita nel bosco. Anche del miceli, quindi anche dei funghi, ma l'esempio sì, adesso queste sono cose che possono essere interessanti interessanti in tutti i nostri momenti di incertezza, quando abbiamo dei dubbi sulla nostra sensibilità o sulle tradizioni che abbiamo ricevuto, e allora abbiamo il piacere di vedere che la cosiddetta scienza o comunque l'analisi eh, portata avanti con strumenti attuali conferma esattamente quello che la tradizione ci ha consegnato. E così prima vi accennavo al, al bo il bosco, perché oggi noi abbiamo come ambiente naturale di vita la città e ci dimentichiamo che l'ambiente naturale di vita è il bosco, la foresta. Oppure la savana in altri luoghi, o la steppa in altri luoghi, o il deserto, comunque non è la città l'ambiente naturale. E quando noi siamo in un bosco, che guarda caso quando il bosco è intoccato per chilometri, era considerato sacro perché tu entri in una dimensione non statica, non piantata che sta lì ferma ed è di plastica. Non è finta, è vera, è viva, è vitale, ed è una dimensione non casuale, perché il bosco si autocontrolla, si autoregola, dove sono gli alberi, soprattutto alcuni, a farne, diciamo così, la gestione, ma la gestione è fatta in questo modo: è un albero vecchio che ormai non riesce più a portare la linfa alle foglie, non fa più frutti. Soprattutto, per quanto sia saggio, si, si autosacrifica e tutti gli altri sono d'accordo. Allora viene tolta la linfa da quell'albero, l'edera lo copre completamente, se ne nutre finché si può, anche perché l'edera ha questi amori ossessivi, queste passioni ossessive noiosissime, per cui si attacca davvero dove muore. Quando l'EDERA si innamora di un albero, tu la puoi tagliare, la togli, niente, lei ricresce, la metti da un'altra parte, muore, lei sta su quell'albero. E io non, non riesco a capire dove vede la differenza, no? Ma la vede. Quell'albero... Storia, sì, se ti interrompo, poi sì. continuiamo il discorso, sì. eh, perché questo mi, mi fa venire in mente che ovviamente l'EDERA ha una sua intelligenza, ovviamente. Tu hai detto prima che le radici creano delle reti neuronali. Neurali sì, neurali, scusami, se sì, che è sì. corretto, esatto, è corretto. Neurale, e, sì. e, quindi si può dire che il cervello delle piante sono le radici, chissà, o, chissà. o non è corretto come tipo di eh, definizione. Io potrei dire che la tua intelligenza è il tuo sistema nervoso? In realtà la medicina vecchia diceva così. Diceva: sì, l'intelligenza è la materia grigia. Quindi è il cervello ed è tutto il sistema nervoso che dà, scambia le informazioni col cervello. Questa è una visione molto molto ristretta dell'essere umano. Come? sarebbe molto ristretta sull'albero perché abbiamo poi scoperto che c'è un'intelligenza nel sangue potente che noi chiamiamo istinti ma in realtà è sangue che scorre anche nel cervello scorre in tutte le parti del nostro corpo la abbiamo chiamata intelligenza istintiva però è quella che ci salva la vita delle volte è quella che ci fa agire irragionevolmente per salvare noi o gli altri che ci fa scegliere il cibo che non ci fa male se non siamo traviati negli istinti, però esiste un'altra intelligenza di cui si comincia a parlare: che è l'intelligenza emotiva, che è l'intelligenza della linfa, perché è la linfa che quando è satura e sporca, no, le persone diventa non emotiva, diventa distaccata, menefreghista. Distaccata vuol dire che non ha capito che viviamo tutti connessi. Ma se la nostra linfa è sporca, noi ci isoliamo, ci disconnettiamo dagli altri. Infatti i lama, i medici tibetani, dicono che ogni essere vivente è fatto di tre gocce la goccia rossa che è il sangue, la go goccia bianca che è la linfa, il sistema endocrino, e la goccia grigia o nera che è il nervo, da cui lo studio di queste tre, la trasformazione di queste tre, l'alchimia l'ha poi chiamata la grande opera, no? È una grande opera, purificare ed elevare noi stessi è la più grande opera che possiamo compiere. Pensiamo che queste tre gocce... Ci sono anche nell'albero. Con la differenza, cosa che il De Garda di Bingen aveva capito perfettamente, che esiste anziché bianco, rosso, nero o grigio, in quel caso noi abbiamo bianco, verde e grigio. Quindi abbiamo le radici che vanno, infatti, nell'oscurità, no? nel profondo dove nessuno vede, che agiscono dove nessuno vede che comunicano gli uni con gli altri. Io ho visto delle immagini in Francia che mi hanno davvero colpito, dove questi ricercatori, biologi, eh, ne né più nemmeno, né erano riusciti a vedere, cioè a fotografare, fotografare con strumenti di altissima precisione, queste reti che sottoterra, un albero raggiunge gli altri alberi, si collegano. E decidono come dicevo prima che quell'albero vecchio morirà e allora bisogna dare più linfa ai suoi simili piccoli che, magari fino a quel momento, erano cresciuti solo fino a un metro e, nell'arco di un anno, crescono esponenzialmente perché gli altri alpi hanno deciso che, se muore il sorbo vecchio, un altro sorbo deve crescere. Quelle Posso linfa? chiedere certo. una cosa, Vittoria? Ma gli alberi o un gruppo di alberi o un bosco. C'è un albero che fa da maestro, uno che, che dà delle indicazioni. De, sì, I drugi dicevano, ma non è ancora stato dimostrato, ve lo dico scientificamente. I drugi dicevano che l'albero maestro del bosco è la quercia. Che noi diciamo la quercia, loro dicono il quercia è. E la parola druido viene da druidri, che è ben pronunciabile, troppere, ma significa quercia, è l'uomo quercia, è il maestro fra gli uomini, perché il quercia è maestro nel bosco, ed è colui che decide. pensa, non è neanche il giudice, perché il giudice è il castagno. Però sappiamo che quando andiamo a nord, ehm, andiamo a nord, sono... Boschi di Cerri, di il bosco di Cerro di Quercia è il bosco più spirituale che tu puoi trovare, a maggioranza naturalmente di Quercia perché in mezzo di solito con la quercia o sta al faggio o sta al carpino. Eh, sta il ehm, non è il faggio, scusate, yggdrasil è il frassino, ecco, sta il frassino perché è il frassino. Immaginato come l'albero asse del mondo in una mitologia, certo, colorata, verde, però non cioè la, la potenza del frassino è stare immobile. È il primo che fa i fiori a primavera. È il primo che diventa rosso d'autunno e sta alto verso il cielo, quasi a collegare le dimensioni ai mondi, ma non gestisce il bosco non è quello che decide questi funghi qui quelli no là perché marciscono infatti sotto la quercia diciamo vengono i porcini che noi consideriamo comunque un micelio molto importante tra i vari miceli perché il quercia ha la sapienza totale e infatti Adesso che tutti gli alberi sono gialli, cominciano ad arrossare, Quercia rimane verde. Sarà l'ultimo ad addormentarsi. Farà la guardia mentre gli altri dormono. E quando gli altri cominceranno a svegliarsi con le prime gemme, finalmente lui si addormenterà. Ecco perché con la Quercia si lavora d'inverno, non d'estate. Settimane e primavera, soprattutto lui ancora dorme, deve ancora svegliarsi, lo si lascia un po' sereno. Del resto, tutto il resto della natura impazza, no? E la no questa... Io ti devo ringraziare perché sembra che tu stia raccontando una fiaba. Cioè, è, è veramente meraviglioso il tuo modo di raccontare queste, queste cose tempo. veramente, guarda, è, è bellissimo cioè, non è una cosa tecnica c'è cioè, proprio tutta la storia che tu metti è, è, il termine è è affascinante. affascinante Vittoria mi fa so, piacere, mi fa piacere faccio vedere una cosa che ho qui che sempre qui con me che ho sempre qui con me, questa è un ramo di quercia con ancora le ghiande. Vedete le ghiande? Wow! La quercia sta sempre sulla mia scrivania qui o lì perché quando io corso contro la mia ignoranza, cerco di ricordarmi che la quercia insegna ogni cosa importante. Quindi non mi insegna cose che noi diciamo moderne però mi insegna la vita, mi insegna a respirare, la quercia insegna. Esattamente come io tengo sempre questo, non so se lo vedete, che è l'olio fatto solo a Mabon, quindi solo all'equinozio d'autunno, con i nove legni sacri, in modo che rendano sacre tutte, tutte le cose. I nove legni sacri? Sì. Quelli considerati dal druido come nove yeah. eleganza. Perché una delle cose... Eh, devo parlarvi dell'Erica, però scusate, vi dico questa cosa, poi vi parlo delle nove direzioni. Eh, perché nella decima ci vanno solo le piante da vivere. Noi no. Che è sottoterra. Allora, eh, no, voglio dirvi questa cosa dell'Edera, perché me questo ha colpito molto. Perché finché si parla della Malva... Malva è morbida no eh, quando si parla dell'erica erica è una pianta di marte come sappiamo quindi è marziale e è anche i suoi fiori sono duri quando li tocchiamo erica sembra di sembra di legno da tanto quella selvatica non quella del giardiniere no e, e la troviamo tra l'altro le radure nel bosco Tutte fiorite di erica, anche nella mitologia nordica, quella cui eh, diciamo forse che ci, ha restituito, che ci restituisce un po' di più la, la cultura celtica, perché l'ha mantenuta, semplicemente, ehm, vediamo che ci sono tutte questi, queste favole, come diresti tu, chissà, forse sono racconti di persone che, che addormentate e richiamate dalle fate o comunque dagli esseri del bo, dalle... dalle Intelligenze, dalle voci del bosco, nella radura di Erika, lì sono state rapite e portate nel mondo dei shit, cioè delle fate. E diceva Ma allora l'Erika è tosta, bene, quanta Erika fiorisce, quanta, perché non, non deborda? Perché in fondo sta all'ombra: le no? nostre radure sono in ombra, perché non va oltre, perché fa sempre solo un cerchio. A deciderlo sono gli alberi che gli stanno intorno, che, che di solito sono querce o castagni, che decidono quanto erica, cioè quanto Marte, si può allargare ed essendo pur così combattivo, si ferma perché il nervo dell'albero diciamo così: eh, queste voci che noi non udiamo con le orecchie. Ma possiamo dirle se diventiamo molto silenziosi, decidono, parlano. Allora, questa osservazione che oggi noi facciamo con questi strumenti così scientifici, materiali, materialisti, quando siamo invece in una mentalità celtica, vengono dati per scontati, certo che gli alberi parlano fra loro. Una, adesso vi richiamo la memoria a questa storia. Una traccia di questo lo troviamo in Tolkien, che ha scritto Signore degli Anelli e altre cose. A un certo punto, Tolkien riprende vari testi druidi eh, perduti, eh, perduti, ma, ma narrati, cioè perduti come carta, come cartaceo, però sono rimasti nelle memorie. Uno di questi è la battaglia degli alberi. La battaglia degli alberi è, è un testo famoso scritto da Talesin, che è stato un, un bardo, cioè un cantore delle geste dei druidi, mitologico perché naturalmente tracce non le abbiamo trovate, archeologico. Talesin narra che ad un certo punto gli uomini, gli esseri umani, si mettono nello scontro con mentalità, con menti molto oscure c'è una guerra che accade ma queste menti oscure pensate assomigliano tanto alle nostre tagliano i boschi bruciano tutto bruciano gli alberi più eh, più secolari quelli che hanno più conoscenza eh, scavano gallerie costruiscono queste strade con dei materiali dove le piante non riescono a a sorgere queste città completamente chiuse dove le piante non possono stare, le piante vengono solo mangiate, bruciate, usate, e, e gli esseri umani sono allontanati dal bosco affinché divengano ottusi, stupidi, e la pensino solo a lavorare. A me questa cosa ricorda tanto, non so, la città, la città attuale. Mi sembra, eh, mi posso sbagliare, allora un gruppo di esseri umani, elfi, gnomi, cioè esseri diversi, viventi, dicono no, noi, dobbiamo, noi vogliamo vivere in un modo sano, naturale, vogliamo cibarci della natura, ma non massacrarla, non devastarla, non distruggere le foreste. E questa è vista come una battaglia giusta perché questi esseri senza intelligenza emotiva, come dicevamo prima, scollegati uno dall'altro, isolati, chiusi, freddi, sembrano di metallo, che non sentono niente quando... Tagliano un albero, gli fanno né caldo né freddo, esattamente come quando uccidono una persona o ammazzano un agnello. Allora, questi esseri che sembrano orchi, alla, ehm, alla guida di questi c'è una mente davvero oscura. Deve essere uno che ha, che ha sofferto molto, che capisce poco, è uno che vuole il potere, lui in mano, vuole tutta la terra in mano. Allora, anche gli alberi affiancano gli esseri umani e gli altri esseri per debellare questi orchi per sconfiggerli e c'è nel libro di Taliesin una cosa che Tolkien mi sembra non abbia riportato ma ho letto più Taliesin che Tolkien dove dice eh, un albero che è un salice perché il salice ha la caratteristica di essere un grande mediatore e gli posse delle domande, dice, sì, ma anche così, anche noi uccidiamo, cioè ci mettiamo sullo stesso piano, forse non facciamo bene. E poi salice, sappiamo che è più adatto a fare cesti di raccolta, no? Che non lance affilate. Allora il, il noce, che è lì vicino, il noce il giudice, sapete, no? Allora il noce gli dice, e il giudice in basso mentre il giudice è in montagna è il castagno allora il non ci dice non è sbagliato perché noi siamo tutti connessi gli uni con gli altri mentre loro si sono isolati da tutto e da tutti allora sono già morti a me questo discorso ha molto colpito non so voi molto bello molto, sì, molto potente tra l'altro io volevo dirti una cosa eh, Vittoria forse Tolkien questo aspetto del salice lo riporta nel Signore degli Anelli quando c'è un certo punto il salice vicino sono eh, i nomi eh, faccio fatica a ricordarli ovviamente sai dei fiumi di te perché sono ovviamente sono un'appassionata ma eh, poi per i nomi sono un po eh, eh, siamo ancora all'inizio del viaggio e il uh, salice praticamente con, inizia a conglobare gli hobbit, mm -hmm. Mm -hmm. e dopo, ovviamente, vengono salvati, eccetera, eccetera. E a me ha ricordato questo aspetto, che non c'è nel film, però c'è solo, ah, solo nel eh? libro: sì, mm -hmm. esatto. Nel film non è, non è, stato, non è stato riportato. Quindi. Yeah. Forse questo aspetto. No. Lui ha molto, si è molto ispirato. Comunque ad oggi non è che il celtismo è scomparso, come abbiamo già detto, c'è eh, cioè, questa cosa che a me ha sempre colpito. Credo che sia l'E Tuilerie eh, a Parigi. A un certo punto, tu passi per andare verso La Torre Eiffel, passi eh, in mezzo a due enormi statue a cavallo. Uno è Cesare e l'altro è Vercingetorige, eh, con una targa che ricorda noi siamo figli di uno e dell'altro. Eh, non possiamo eh, dimenticare o negare le nostre radici celtiche, perché celtiche, se provate anche a suono, è quello che in latino diventa celt gente diventa gente vuol dire la gente ecco perché non esiste il popolo dei celti si dicono celti tutte le popolazioni non romane cioè non latine di tutta l'europa l'eurasia si parla no si parla di popolazioni indoeuropee con migrazioni successive celtes vuol dire gente la gente la gente e i celti al loro interno avevano i druidi, sia che fossero celti galli, sia che fossero celti germani, sassoni, danesi, vichinghi, liguri, eh, etruschi, ma sempre gente, sempre gente era la gente che popolava la terra e che avevano degli usi e delle conoscenze, delle tradizioni che riguardavano la vita naturale. Soprattutto il ciclo delle stagioni, no? Il ciclo, il tempo circolare. Anche adesso, per dire che una persona ha molti anni, si dice che ha molte primavere, giusto? Esatto. Vuol dire che è tornato molte volte in quel punto. Eh, per tornare agli alberi, gli alberi erano rispettati, amati da tutti perché l'albero da frutto, l'albero da ombra, l'albero protegge, da legno. Si scalda il camino, ma si fanno anche le case con il legno degli alberi. La differenza è che sono trattati con, erano trattati con rispetto. Il rispetto verso la pianta, l'albero e l'erba, che sono cose un pochino diverse, è quello verso che tu puoi provare, verso qualcuno che sai che condivide il tuo, il tuo mondo, il tuo pianeta. Eh, sai che è un altro aspetto della vita, il tuo è un aspetto della vita e il suo è un altro aspetto della vita. Vuol dire non essere antropocentrici, vuol dire non pensare a ah, che bello Dio ha creato tutto questo per me, io sono al centro dell'universo, posso fare qualunque cosa perché è tutto mio. Quello è Sauros del Signore degli Anelli, quella è la mente isolata. Per quello che dice, poveretto, sta male, non capisce. Noi partecipiamo alla vita su questo pianeta. Che poi siamo quelli più rumorosi, più inquinanti, <ride> insomma, siamo fatti così. Ma i fossi più capricciosi, perché gli alberi sappiamo che sanno stare al loro posto, giusto? Ma non è che si alzano e se ne sì. vanno. Allora stanno lì. Al massimo possono vedere. Se noi li piantiamo capricciosamente in un terreno non adatto, loro semplicemente muoiono. Così, calato anche il senso del morire per un albero, è molto sociale. Eh, adesso è autunno, mentre parliamo, cadono le foglie. Non è che l'albero piange, che mette le sue lunghe mani, no, non cadere, fogliolina, stai qui con me. No, è il momento di lasciare andare, no? Autunno ci si spoglia di quello che non servirà per l'inverno, perché d'inverno la maggior parte di alberi, quelli a foglia caduca, si, vanno dentro loro stessi, la linfa si ritira, scorre meno, vanno al centro, si chiudono dentro di sé e dormono. dormono. Eh, quando. È primavera, si risvegliano, ma non è che si svegliano perché fanno i fiori. Prima di fare i fiori cominciano a mettere la linfa, a farla penetrare di più, che poi diventeranno gemme. Alcuni alberi fanno prima i fiori, molti, poi faranno le foglie. Il fiore devi dargli la priorità perché è quello che poi farà i frutti, innanzitutto perché servirà per gli insetti. L'albero ha il senso che la sua vita è. Calata nella vita di tutti, non è isolata, ha bisogno d'acqua, ha bisogno di luce, ma c'è un paio di cose, per questo dicevo che la mentalità celtica, l'albero è un amico. Quando nascevano dei figli, piantavano un albero, c'è ancora in alcune tradizioni, facevano due cose di solito, mettevano via la botte del vino e piantavano l'albero, avete fatto caso. Perché eh, quell'albero, quando si chiamava il druido che compriva il rito dell'albero, il bambino veniva affidato a quell'albero. Proprio a dire prenditene cura, consiglialo, aiutalo quando sarà confuso, quando avrà bisogno di un riparo. E così vorrei introdurre un, una tradizione. Perché di questo stiamo parlando, eh? non ho prove scientifiche di quello che sto dicendo. Però la tradizione dei druidi è che se tu hai un albero amico, un faggio, tu puoi andare in contatto con qualunque faggio ovunque sei, perché è sempre il tuo amico. Cioè hanno una sorta di mente co affettiva, collettiva. Il bambino affidato al faggio sarà protetto da tutti i faggi. Poi magari noi siamo più, più personalisti, più possessivi, allora se mi affeziono alla mia quercia le amo tutte, ma io vado, vado da lui perché lui <ride> mi sembra che mi ricarichi. Ma è mio il problema, non suo. Quindi ognuno di noi può avere il proprio albero protettore, chiamiamolo così. <ride> Sì, e di questo bisogna che facciamo un piccolo appunto alla New Age, diciamo così, perché voi andate su internet, c'è l'alfabeto degli alberi, ci sono i segni azzurri. Non prendiamoci troppo, un po' sì, ma non troppo in giro. Eh, il... Allora, noi abbiamo come scritto, vi faccio notare che è scritto in latino. In bronzo mi sembra che sia il calendario di Coligni, che ci parla del calendario celtico. Eh, Coligni è vicino a Lione. Eh, sì, ma questo calendario è del 200 d.C. Scusate, i Celti 1500 anni avanti Cristo, in Europa, vivevano sereni, avevano i loro villaggi, facevano la loro vita ben prima che Roma esistesse certo avevano un tipo di civiltà molto diversa da quella latina è proprio il diritto romano che era diverso dal diritto che oggi diciamo il diritto anglosassone che è molto più celtico rispetto a quello latino perché il diritto romano è piramidale il diritto celtico è orizzontale se in Italia noi veniamo accusati o arrestati, noi dobbiamo dimostrare di essere innocenti. Quando andiamo nei paesi anglosassoni, prima di arrestarci, devono dimostrare che noi siamo colpevoli. È diametralmente diversa la, proprio l'atteggiamento la, mentale. Sì, la innocente fino a prova contraria, qua invece sei colpevole fino a prova fino contraria. Proprio. Sì. E delle volte, magari, non trovi le prove per dimostrarlo e, e purtroppo tanti innocenti da noi hanno parlato. Certo. E, e parlando di innocenti, eh, gli alberi sono innocenti perché l'albero non mente. L'albero ha una caratteristica che noi non abbiamo, e cioè che mentre noi di giorno siamo svegli e di notte dormiamo, come tutti i mammiferi non notturni, infatti, i nostri occhi non sono fatti per l'oscurità, sono fatti per la luce. Poi noi accendiamo la luce, questo è un altro problema: cioè accendiamo la luce elettrica. Però in natura, soltanto nelle notti di luna piena si va per i boschi, no? Eh, L'albero di giorno dorme e di notte è desto ed è sveglio, ed è per quello che chi cerca contatto con gli alberi non va al parco pubblico, ma va di notte nel bosco. Ma infatti questo mi ricorda un racconto di un parente che è andato a fare un'esperienza nella foresta amazzonica. Bellissima. Con un gruppo di persone e lui mi disse proprio, Serena, il silenzio della foresta, tu non hai idea, ma ha detto, e effettivamente non ce l'ho l'idea perché non l'ho mai provata, fa, di quanto rumore faccia la foresta di notte. Sì, perché si muove tutto. Poi se vuoi fare un'esperienza non amazzonica, ma molto italiana, europea, tu vai di notte con eh, porta dei doni, perché non puoi andarci con, cioè come dire, eh, i doni più amati di solito sono il compost. <ride> cioè, se qualcuno mi ha detto, vai nel bosco con l'incenso. Cosa se ne fanno? Delle, che profumano, che gli incensi sono fatti della corteccia degli alberi. Nel bosco ci si va con le compost, con delle bricioline, con dei semi, eh, con dei chicchi che gli animali possono mangiare, giusto? E Infatti bricioline. qualcuno ci andava con le bricioline e aveva lasciato la strada. Esatto. <ride> nel esatto. bosco. E eh, a volte venivano eh, messe delle pietre. Nel bosco come omaggio, come ringraziamento, pietre che ringraziavano, consegni, rune incise per ringraziare. Tu vai alla notte, vai anche quando vedi, poi dopo viene il tramonto, viene notte, eh, bisogna avere due tessuti, uno scuro e uno chiaro. Quello scuro ti ci metti sopra. Loro andavano con una pelle scura perché la pelle di animale morto perché se ti metti la pelle dell'orso l'orso non c'è più dentro giusto quindi l'animale è morto il messaggio che mandi qui non c'è niente da mangiare nessun animale viene la pelle conciata manda questo tipo di messaggio agli altri animali mentre porti un altro tessuto che può essere un, un cotone quel che vuoi o un'altra pelle bianca come la luna che metterai a tre metri da te e porrai una pietra tra di voi, tra queste due pelli. Tu ti siedi su quella scura e stai fermo. Ti accorgerai pian piano durante la notte, quando all'albero, che tu ti addormenti, non aver paura, gli alberi ti fanno addormentare, ti cullano finché tu ti addormenti. A un certo punto, se sei sensibile, ti accorgi che ti stanno proteggendo. Tu dormi all'alba, ti svegli sulla pelle bianca, è fitto pieno di animaletti, soprattutto di insetti. Quelli che avrebbero potuto venire addosso a te, ma invece erano attirati dal bianco. Perché il bosco ama la luce, ma vive, parla nell'oscurità. E tutti quegli insettini che invece si muovono nella luce, la cercano, o ti vengono sopra o vanno sulla stoffa bianca. E la pietra che poni fra voi è la, la differenza fra i due. Che vuol dire che tu quel giorno dici, oggi stanotte io sono bosco, e allora il bosco ti protegge. Chiam, veniva chiamata Oreade dai greci. La, lo spirito del bosco, però è uno spirito impersonale, non dobbiamo immaginarlo come una ninfa. Eh, no, è lo spirito globale, eh, verrebbe da dire olistico più che sistemico. No, è il sistema bosco che si muove con un'unica non un unicamente, un'unica affetto, un'unica emotività. E i grandi. Eh, I grandi come dire gestori, brutta la parola gestore, però i grandi cantori di questo canto sono gli alberi, non le piante piccole, perché le piante sono annuali, biannuali, eh, la loro vita è più veloce, è più fragile, hanno altre forme. Questa forma di un unico rametto della quercia potrebbe essere la forma di, un, di una piantina di malva, per dire, no? Un fusto, tante diramazioni, tante foglie. Invece l'albero, che è simbolo cosmico e che tutti i popoli della Terra hanno usato l'albero per indicare il DNA, cioè il ceppo da cui tutto viene, ha... Delle caratteristiche simboliche precise ed è fatto da un tronco più o meno alto, basso, largo, stretto dipende dal non solo dal tipo, diremmo dalla specie, ma anche dal terreno in cui quell'albero è cresciuto, no? Sono terreni, boschi fitti dove gli alberi diventano molto alti. Ehm qualcuno di voi è mai passato dentro, Io ve lo, se non l'avete fatto fatelo, eh, andiamo a Vallombrosa, che è qui in Toscana, a Vallombrosa quando ci, ci cammini non vedi il cielo, perché è davvero una valle ombrosa, è piena d'ombra, cammini dentro all'ombra, ma gli alberi in quella valle sono dai 70 metri in su e tutte le navi del 500-600, gli alberi delle navi le andavano a prendere lì. Anche gli spagnoli, anche i regni d'Italia, perché si facendosi ombra uno con l'altro, portano tutto verso l'alto, sembra di stare dentro una cattedrale gotica. Quando invece vai nella cosiddetta macchia mediterranea, che risente anche a chilometri della, di una vaga salsedine del mare, gli alberi tendono ad essere più larghi. Un po' più bassi, chiaramente, più larghi, di avere rami che si allargano, perché la salsedine, il mare, che è una potenza enorme, che fa parte della vita, ha il sapore delle lacrime e agli alberi non piacciono. E quindi quando l'albero sente la salsedine, pochissimi alberi la sopportano, la tamerice la sopporta, pochi altri. Gli altri, la Tamerice, vi faccio notare che è una specie di olivo, una, una pianta che sopporta ogni stanchezza, ogni fatica, ogni lacrima. Eh, gli altri alberi non l'amano per niente, e anzi si allontanano. Eh, ho letto un mito, in realtà è una ballata irlandese, che dice: Sul mare non ci sono le foreste. Perché al sapore delle lacrime gli alberi si allontanano. In realtà sappiamo che alcuni pini ci sono anche sul mai, però, però a me questa cosa mi ha colpito. No? Molto bella, sì. Senti, Vittoria, allora. qua ogni volta che, che ci sei tu il tempo non è che è vola. È che va, vola. <ride> io, io vorrei chiederti a questo punto, visto che insomma. Abbiamo già uh, passato i tre quarti d'ora, uh, ripeto, starei qua ovviamente giorni interi ad ascoltare queste, queste cose. Ma um, vogliamo dare un po' ai nostri ascoltatori qualche albero specifico, magari delle nostre zone, cosa, cosa ci dà, uh, cosa magari, qual è il suo simbolismo? Mm -hmm. e non lo non so, sta... adesso te la butto lì anche questa mm -hmm. che tu prima hai detto ognuno di noi può avere il suo albero mm -hmm. lo scegliamo noi o è lui che ci sceglie? No, allora ehm, innanzitutto sempre tornando al famoso calendario di Coligny eh, vengono diciamo vengono immaginati degli alberi eh, che sono più attivi più potenti in alcuni mesi, in alcuni periodi dell'anno, in quei periodi si pensa che chi è nato in quel periodo sia eh, protetto da quell'albero. Però noi sappiamo anche che se siamo eh, in pericolo è inutile che andiamo da un pioppo, bisogna che andiamo da una betulla perché la betulla è il guerriero per dirvi, se non sappiamo cosa scegliere, se siamo lì pensosi, faccio questo, faccio questo, vado di qua, vado di là, andiamo da un castagno, dormiamo sotto un castagno, aiutiamoci, facciamoci aiutare, no? Eh, scusate, e quando, dicono i francesi, prendiamo la grip, cioè l'influenza, vuol dire che è il momento che noi Dobbiamo metterci, essere più attivi, più reattivi. Andiamo da un tipo elastico, ma forte, robusto, che è il salice. Infatti, l'acido salicidico ci abbiamo fatto poi l'aspirina. Quando abbiamo bisogno invece di struttura, perché nella struttura c'è una forza che non è la forza del braccio. La struttura mentale, il metodo, la saggezza, passatemi il termine: che forse è la più grande forza che noi possiamo avere. Ha anche a vedere, ha qualcosa a che vedere con la nostra relazione col sacro, ma nello stesso tempo è anche il senso della tenuta. Allora andiamo dalla quercia, e col tannino della corteccia di quercia, quanto si satura. Cioè, si ferma immediatamente il sangue, le donne hanno sempre salvato da prolassi e altri lassismi, giusto? Impacchi per le vene varicose. Cioè ogni volta che il corpo cede, ecco che il tannino ferma, frena la discesa. I decupi postpartum sono famosi in tutta Europa, no? Eh, ma è lo stesso albero che ti dà quella capacità di tenuta psichica. Dalla quercia vai quando senti che qualcosa qualcuno ti sta cercando di manipolare, perché quando vai a contatto con te stesso interiormente, nessuno ti può manipolare. Eh, non so, datemi, ditemi per esempio, se volete vivere a lungo. Invece ci dedichiamo eh, piuttosto al tasso, perché il tasso è l'albero, un albero che è longevissimo, è l'albero che aiuta. Ma infatti, come aiuta ad allungare la vita? Aiutandoci a buttare, buttare, buttare tutto quello che non serve: relazioni sterili, eh, lavori che non ci servono, eh, cibi in eccesso attaccamenti inutili che non danno gioia, il tasso è una delle piante di Iule, no? del Natale, del sostizio d'inverno, del sostizio potentissimo, sostizio d'inverno, quando noi decidiamo, decidiamo dove mettiamo il cuore, e lì il tasso c'è, c'è anche la perce, eh? <ride> però c'è il vischio, ma c'è il tasso. Senti Vittoria, allora io ti chiedo, io sì. ho tre alberi principali nel mio, sì. <ride> nel mio giardino o comunque qui vicino, che sono la magnolia, mm -hmm. che è la più grande, che la caccia e del salice, il salice insomma abbiamo già, abbiamo già parlato. Il salice è molto interessante perché viene usato, viene considerato la, la pianta dell'incantesimo, perché il salice eh, cioè l'albero scusate dell'incantesimo perché il salice a parte che ti incanta salice piangente quando lo vedi su un laghetto ma in realtà col salice si fanno cesti si fanno gabbie si fanno, adesso non si fa più una volta si facevano letti mobili eh, sedie con l'anima magari di legno ricoperto Adesso facciamo, compriamo i mobili di bambù, ma i germani ci facevano invece col salice le cose. E quindi lo vedi sempre come adattabile ai massimi livelli e quindi è già da solo un incanto. E quindi è una pianta che viene usata, per esempio, dagli alchimisti che, la, che usano le piante e quindi la la signatura rerum, come diceva Paracelso, che facevano degli incantesimi. C'è sempre la, la foglia di salice, no? E la magnolia ha, è una pianta non ben mh, citata, diciamo, dai druidi, perché è una pianta più, più orientale, diciamo, Adesso ce l'abbiamo dappertutto, ma non era così duemila anni, cioè ormai quattromila anni fa, cioè nell'Europa nell celtica, e allora viene vista in un a caso come, come pianta della bellezza. E quindi non solo rende più bello il giardino ma rende io posso dirti che quando abitavo in un'altra casa, che non era questa eh, io avevo questo albero di magnoli e che quando fiorivano se tu recidi un fiore lo metti nell'acqua in casa tipo fuma la casa per 15-20 giorni sembra solo bello in realtà è una bellezza coriacea iconica non è il giglio che la, la poggia è già maccato, no? È la magnolia, ma non puoi toccarla, perché se la tocchi la petalo diventa nero. E allora la magnolia ti insegna che esiste una bellezza che esprime l'interiorità, una forza interiore, una bellezza iconica, eh, impressionante, ma che non vuole essere toccata da nessuno. È un po' un eremita chi sceglie la magnolia e infatti ci incanta per la sua bellezza. Non per i mazzi di fiori che possiamo fare alla magnoia Non la possiamo mangiare, ma sulle foglie di magnoia possiamo mettere il cibo, cioè non è tossica. Pensa, non è tossica la E l'altro hai detto che è, scusa l'ultimo Ah, no, beh, la caccia, la caccia è potentissima. La caccia è stata scelta come pianta eh, anche da organizzazioni ehm, esoteriche, perché la caccia dice eh, nuova vita, se muori, rinasci, la caccia ti fa rinascere. Allora ti prego San Giovanni, raccogli. La caccia è facile frittelle almeno, o il vino, o il vino di fiori da caccia. Che guarda caso, guarda caso il vino fatto con i fiori, come dei fiori di sambuco, di solito si fa con sambuco, no? sambuco libera la creatività, perché ci libera dai catarri. La caccia ci libera dalla, dal desiderio di isolarci e stare da soli, ci fa realizzare che la nostra vita è insieme agli altri. La nostra vita isolata non è vita. Se è posso per... vorrei dire anche alcuni alberi che ah. mi curiosiscono, ma allora, ne facciamo tre perché sono infiniti gli alberi. <ride> il gelso, il melo, adesso sì. mm -hmm. eh, sono deciso tra il rovere e il ciliegio. Guarda, il rovere lo mettiamo nella, nella compagnia delle querce perché ne abbiamo parlato un po'. Alla fine, la quercia roverella o rovere. È una, quercia, è una quercia, è la quercia più socievole rispetto alle altre, mantiene il suo significato forte e spirituale, però è anche di, di rovere, si fanno i mobili quando ehm, una famiglia vuole stare insieme per sempre, allora vale la pena, si fa di rovere, no? È, è la vita, è la vita gioiosa, collettiva, è proprio Giove nel suo aspetto più, più bello, no? Eh, per quanto la quercia sia il sole, eh, mi raccomando, è sole ma ha anche delle caratteristiche forti influenze di Giove. Eh, il melo è facilissimo perché è una pianta esotericissima: è un albero che fa questi frutti. Pomo della discordia è una mela, cioè è un frutto di Venere. Ah, ma Venere non è quella figurina sciocchina che troviamo negli almanacchi di astrologia moderna. Venere, è Astarte e Iside, quindi una potenza femminile della vita, ma anche della battaglia. Quindi sì, ehm, Venere è guerriera e poi anche il riposo del guerriero, ma sono le sue due facce, no? Perché Venere è mattutina e serale. Quindi la mela diventa il frutto dell'amore. Ma nello stesso tempo, se ne prendiamo una mela la tagliamo a metà, c'è il pentagramma. Quindi, non è un amore, intanto, non è un amore matrimoniale. Chiama la, la mela, io ti auguro di rimanere sposato, sposatissimo, ma di solito non ce la fa, perché la mela è potente, fa sì che la, la forza della natura, della, della generazione vada a 360 gradi. Eh, Con il melo non si fanno mobili per la lunga vita familiare. diciamo però il melo non manca mai eh, nei rituali ehm, di salute, negli incensi per la salute, per esempio. Eh, Insomma, forse una mela al giorno toglie il medico di torno, sì, magari sì. ha un senso: ha un eh. grande senso. Sì, sì, a meno che il medico sia anche belloccio, che allora non si può. <ride> Allora lo togliamo dal ruolo di, di medico. Esatto. Eh, torniamo all'ultimo che era il gelso. Eh, il gelso. Allora il gelso invece è, dunque il gelso innanzitutto è un albero difficile perché è sospettoso. Eh, il gelso non viene ovunque. Quando dal gelso, mh, da, sapete che i bachi da seta venivano allevati con le foglie del gelso, e perché mangiavano quelle, con eh, le foglie. Quindi gli allevamenti eh, di bachi da seta che sono stati diffusi anche in Europa, non pensiamo che la seta venga sempre solo dalla Cina, eh? perché gli allevamenti, se voi eh, vedete nel 600 questi catasti o nell'800 il catasto leopoldino segnavano gli alberi di gelso perché erano considerati dei grandi valori commerciali perché da un, con un albero si faceva un allevamento e eh, tagliare un albero di gelso eh, veniva perseguito per legge, quindi erano alberi protetti. In realtà il gelso, forse anche per questo mi viene da dire, è considerato un albero molto diffidente che raramente attecchisce, chi eh, lo ama o se lo tiene intorno è una persona molto selettiva. Era considerato uno degli alberi delle fate perché filavano la seta. No, no, le sfate non uccidono i bachi, eh, non lo fanno. Eh, ma considera che i bachi che bolliti si ottiene la seta sono gli stessi che se non li bolli ti riempiono il mondo di farfalle. Ecco perché chi sceglie il gelso sceglie la leggerezza, ma non la stupidità, è l'arte, la leggerezza, la bellezza. Le farfalle sembrano fiori che volano, no? La loro vita è brevissima. Ehm, come sono le frequentazioni di chi ama il gelso? Ha bisogno di momenti di solitudine. Il gelso è un albero che ci insegna a vivere da soli, ma a godere lo stesso della bellezza che ci circonda eh, e di amicizie e relazioni leggere, non impegnative se lo metti insieme al melo ti sei fatto delle dichiarazioni da solo. ma ah, sto scherzando sto scherzando <ride> pensa che mh, quello che a noi colpisce di, degli alberi è tante volte la loro amorevolezza perché li osserviamo, vediamo che sono cibo protezione, fiori frutti cioè per tutti nello stesso tempo ci rendiamo conto che loro non ci abbracciano siamo noi che abbracciamo loro siamo noi che per sentire vicino qualcuno eh, abbiamo bisogno di stringerlo loro non stringono nessuno ma in realtà loro ci amano incredibilmente perché nel loro sistema del ricambio loro producono ossigeno. Quindi in realtà loro producono la sostanza che ci permette di vivere. E vorrei, anche se forse ve l'ho già detto, ma insisto, vorrei farvi notare che nel simbolo dell'albero, fra i mille e uno riferimenti che possiamo trovare, è lui che tiene le radici sottoterra dove noi non respiriamo, che mette i rami nella luce dove noi, Diciamo, i capelli, diciamo sempre che i capelli sono i nostri rami, però i capelli ci, ci cadono addosso: non è che arriviamo alle stelle, vero? Ehm, poi noi non facciamo frutti, però facciamo parole, pericolosissimo: <ride> <ride> facciamo parole. E, da tutto questo, però, quando noi diciamo, noi respiriamo grazie all'ossigeno, che lo producono sì le erbe tutte, ma principalmente gli alberi. Perché ha tante foglie, per esempio. E diciamo: grazie a quell'ossigeno, tutto il nostro sistema di ricambio fa sì che dentro il nostro corpo il ferro, portato da rame in presenza di magnesio, porta quell'ossigeno alla nostra cellula perché noi possiamo respirare. Ricordiamoci che nell'albero il rame portato dal ferro, quindi l'inverso, porta l'anidride carbonica che per fortuna noi emettiamo, noi mammiferi, la porta là nella sua cellula in presenza di magnesio. Quindi ho tre costanti: il rame, il ferro, il magnesio sia per generare la molecola di clorofilla, sia per generare la molecola di emoglobina. E stupore, chiedetelo a un biologo, se noi osserviamo al microscopio, la clorofilla e l'emoglobina sono formate con lo stesso schema. Infatti... Il loro sangue è rosso perché ci entra il sangue e il loro sangue è tendenzialmente verde, la clorofilla, perché ci entra il rame che fa il colore verde ma è interessante uno studio. solo per questa osservazione dovremmo capire che loro sono il nostro specchio e noi loro perché io al mio albero lì fuori di mirto gli dico sì grazie che mi dai l'ossigeno ma io ti do la carbonica, diamogli un valore <ride> Siamo, facciamo un cambio no, <ride> no. guarda Vittoria c'è uno studio di Andressi Montona dell'inizio del secolo scorso dove dice proprio che eh, l'alimento più magnetico per l'essere umano è la clorofilla, e mm. quindi questo ci dice già: insomma, eh, lui ha fatto tutta una serie di studi anche di radiestesici, eccetera, mm. però alla fine è risultato proprio mm. la clorofilla e ci sarà un perché. Sì. Vittoria. Dico allora... una cosa e ti chiedo scusa, ma Vai. sai che eh. le cose pari. Eh, <ride> considera che purtroppo purtroppo per, per gli animali che sono stati sacrificati, è vero quello che tu hai detto, è verissimo, ma è altrettanto vero che uno dei fertilizzanti, più fertilizzante per le piante e gli alberi è il sangue. Eh certo, per e cui... qua si aprirebbe un'altra cosa eh. enorme che però <ride> magari ne parliamo in un altro, in un altro momento. Vittoria, io ti ringrazio tantissimo per essere stata qua con me e chiedo ovviamente siccome ovviamente ho fatto molte più domande io a Ferri se ha qualcos'altro da chiederti incluso... uh, sì, è stata comunque esaustiva e visto che il tempo eh, diciamo stringe eh, magari facciamo un'altra puntata visto che comunque argomento è ricco, perché per esempio ci sarebbe anche una cosa che volevo chiederti, il rapporto degli animali con uh, il bosco con le piene, con gli alberi ma magari li facciamo un'altra volta hai ragione e le cose da dire sono sempre tante forse okay. io mi disperdo, spero di no insomma, spero no. di aver <ride> comunicato eh, una cosa che sento e che credo che sentiamo tutti e tre, che è importante da dire ad ogni persona, che forse il mondo degli alberi è molto sconosciuto, eppure è vicino. Eh, quando cammino per i viali, eh, recentemente ero a Roma, vedevo questi platani su questo viale, e pensavo che questi alberi sono degli eroi perché stanno lì in mezzo allo smog, nel rumore, nelle macchine e tutto a volte il tocco che hanno è quel cagnolino che passa da lì e gli fanno pipì sopra e non so come dire è vero che loro non c'è non chiedono quel contatto ma nello stesso tempo loro fanno dono di sé costantemente se riuscissimo a rendercene conto sentiremo di essere amati talmente tanto questo l'albero lo fa secondo me lo fa è una grande Grazie film. Vittoria. Allora Vittoria, in chiusura. Sì. Eh, allora io vorrei dire intanto a tutti i nostri ascoltatori che eh, se volete approfondire tutti gli argomenti che, di cui Vittoria si occupa, Vittoria ha scritto dei libri, giusto? Corretto. Sì, sì, sì. Ecco, esatto, quindi credo che si trovino un po' dappertutto, giusto nelle librerie, online e online. Online. online ecco perfetto quindi o, o da Pieri. O <ride> ricordiamo che è una libreria ovviamente l'alchimista è la libreria una libreria di, di bergamo e l'alchimista naturalmente a bergamo che potete trovare anche sui social se volete mi ci chiedete libri di vittoria e ve li spediamo anche in tutta Italia ho fatto un po' di spot, scusami. Ebbè, eh è giusto, è corretto. E poi, Vittoria ti trovano sul tuo canale YouTube se vogliono approfondire questi argomenti. Vogliamo dare l'indirizzo del tuo canale, il nome? Vittoria Fornari, credo che sia solo Vittoria o oh, Vittoria Molinari Fornari. Una de... Perché ho tante omonime che devo aggiungere il cognome di mio marito, se no non mi trovano. No non mi trovano. E sul mio canale YouTube, però, ci sono un centinaio di video sulle piante e credo che chiama diciamo, il mondo la vita verde possa trovare spunto, no? E anche so. altri video, naturalmente, anche altri argomenti. Grazie di cuore Vittoria per essere stata con noi, grazie ovviamente a Pierri che ha accettato questa bellissima collaborazione per questa, per questa rubrica e noi diamo ovviamente appuntamento a tutti quanti alla prossima puntata di Benessere e Bellessere. Ciao Perry e ciao Vittoria. Ciao Serena, ciao. grazie Pierri. Grazie Vittoria, grazie Serena.